Gli autobus sono gli autobus che avevamo annunciato anche in consiglio comunale poco tempo fa, sono 25 mezzi che sono stati acquistati dall'azienda in autofinanziamento, facendo anche un decreto, un grande sforzo, perché non possiamo gravare soltanto sulle casse del comune e della regione. Questo qua è uno sforzo che abbiamo fatto, è stato fatto a livello dell'azienda e che pertanto porterà ai risultati. Oggi c'è questa delibera molto importante perché noi abbiamo dato, quando abbiamo il 26 di settembre, mi pare fosse, le linee programmatiche del sindaco in cui veniva incluso il fatto di fondere per incorporazione ATP in AMT e soprattutto sul fatto che volessimo mantenere AMT in mano completamente pubblica, la cosiddetta in-house in sostanza. E l'avevamo detto, oggi è il primo passo importante, abbiamo già approfondito prima in giunta, poi in commissione. Oggi verrà approvato lo statuto di AMT che consentirà di avere l'affidamento in house della società.